Esver Adana zirveden selam. Durmak yok omi patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Esver Adana zirveden selam. Durmak yok omi patlamaya devam. Vediamo se ce lo dice negli obiettivi. There's the target. Destroy that, and we bring down the enemy's communications. E in che modo? Altri oggetti, molto bene. Coming too. Roger that. Forse ho commesso una cavolata. No, dai, io avevo fatto tutto bene, va bene. Boss, that's a serious injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it with first aid. Yeah.
Sbaglio sempre, cazzo. Ok. Allora, proviamo così, no? Good work. You've completed your objective. Now get out of the hot zone. E dai, sbaglio tasti. Cazzo. Richiamiamo il cavallo. Sbaglio completamente tasti, ok, no. Vediamo la missione. Abbiamo fatto mezzo stealth e mezzo no. Progetto abilità ottenute. Ma la missione me la dai completata? Allora, vediamo se questa missione ce l'ha da completata.
Roger. Bene, più missioni facciamo, meno spendiamo, nel senso per rifare o non richiamare le cose. Però vediamo se qui dal lato dal laptop possiamo sviluppare qualcosa. Cartone. Uniforme da battaglia. Ci dà qualcosina? No. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Qua no. This is B-Quad. On station at LZ. Ah, possiamo fare questa. Che cos'ha in più? E... mira auto o meno. Però ha più danno, più velocità di fuoco. Questa. Quelle altre non le conosciamo. Poi queste. Queste. Questo potrebbe essere utile. Se potevamo fare questo magari fa il zero, fa lo scudo. Ecco, questo ci poteva tornare utile. Bomba a detonazione remota e la facciamo. Poi scatole. E questo binocolo ingrandente variabile a distanza, supporto informativo dotato di microfono direzionale che consente di ascoltare il rumore con percezione a distanza. Ok, non ci interessa. Il binocolo nelle condizioni dotato di microfono che consente di ascoltare, può determinare la capacità dei soldati e prigionieri che rilevi. Facciamo questo. Poi questo cosa fa? Dispositivo portale di informazione tattica. Seguire la missione. Poi qua. Peace.
L'unità di sviluppo base è stata creata. Ora è possibile seguire costruzioni su un'area aggiuntiva e vedere gestione base di... To bring a greater number of people on board, we'll need to expand our facilities. To that end, I've created a base development unit. It has two roles, material refinement and platform construction. I'll start with the material refinement part. The base development unit procures material resources on a regular basis according to its level. The materials are stored in containers and placed on the deck of Mother Base. Once they're finished being processed, they can finally be put to use. By using these materials to build new platforms, we'll be able to add a greater number of staff to our ranks. We don't need any specific instructions from you to refine the materials, but I want you to be the one to decide how we construct platforms. Once we have sufficient GMP and the required material resources, you can issue construction orders from your iDroid. Abbiamo preso lui, che ha una D. Armaiolo, lingua inglese, ok, poi volontario. Quindi se non tornavamo alla base non ci sbloccava questo. Boss, we've received a back channel request from Langley. We're to find a piece of new American military hardware that's gone missing in the mountains of Afghanistan. It's a difficult mission, but I'd say you're back in top form by now. Check your iDroid for the details. Ah, non posso fare niente di tutto ciò? Non abbiamo i materiali. Piattaforma di comando aumenta la capacità massima del personale di tutte le unità. Ok. Una piattaforma dedicata all'unità di ricerca che sviluppa armi, oggetti e altri equipaggiamenti. Sviluppo della base dedicata all'unità di sviluppo base che procura regolarmente i materiali. La quantità di materiale ottenuto aumenta in tempi di trattamento diminuiscono all'aumento del personale e dei livelli dell'unità. Una piattaforma dedicata all'unità di supporto che fornisce supporto alle zone operative tramite lancio e non le posso costruire. Database non mi interessa. Gestione staff. Questo perché è così? Nuovo staff. Nome staff. Caduto in azione o congedato.
Allora ci sono delle persone non assegnate, questo che mi stai dicendo? Sono un totale di 47, qua ne abbiamo un bel po'. Allora tu vai qui. Prima era di livello 8. Chissà se migliorano col tempo. Meiso. Come faccio a capire? Stanza di attesa, c'è solo lui. Ok, vediamo se ci ha sbloccato qualcosa. Aspetta, no, è lui che cosa ci diceva? Piattaforma di comando. Ok, non lo possiamo fare. Non lo possiamo fare. Ce lo dice già che non lo possiamo fare, ma intanto vedo quello che ci manca. Ok, dovremmo fare qualche altra missione. Bene, gli oggetti che ho sviluppato. Equipaggiamenti, elicottero. Vediamo che missioni secondarie ci dà. Ottieni il progetto. Io tese, recupero il soldato altamente qualificato. Questo lo faremo la prossima volta. Volevo vedere gli oggetti che ho. Ma forse li posso selezionare all'inizio della missione. Vediamo un po'. Lista, compiti, sfide. Ah no. È online. Facciamo finta che selezioniamo questo. Raggiungi. No, va bene, forse le possiamo selezionare inizio di missione, ripristina coordinate, no? Lascia stare, missioni opzionali. Ci dobbiamo ricordare. Poi leggeremo pure le cassette audio. Di prendere quell'equipaggiamento che abbiamo sviluppato, ci potrà tornare utile. Bene ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, commentare, condividere e iscrivervi se non l'avete già fatto. Un saluto da Philips89, alla prossima. Ciao!